Mister, allora è arrivato il primo pareggio in trasferta, una partita che sembrava mettersi bene, poi abbiamo un po' sofferto nel primo tempo. Il risultato la soddisfa? Sì, è vero che noi partiamo per vincerla una partita, poi con avversari che psicologicamente sono in difficoltà, perché la classifica purtroppo per loro crea non poche preoccupazioni. Però diciamo che l'idea era anche di vincerla, e nel secondo tempo, quando abbiamo ripreso le distanze giuste, abbiamo provato con qualche occasione anche abbastanza importante a vincerla, ma diciamo che quando non si riesce a vincere almeno non si perde. Abbiamo vinto due partite fuori casa e perse diverse. Quindi oggi siamo contenti perché, ripeto, abbiamo cercato di vincerla, ma almeno non l'abbiamo persa. Eravamo partiti molto bene, poi nella fase intermedia del primo tempo loro sono cresciuti, ci hanno messo anche un po' in difficoltà, abbiamo trovato le contromisure già nel finale del primo tempo, e poi nel secondo tempo siamo stati bene in campo, abbiamo fatto la partita senza subire situazioni pericolose, abbiamo cercato quindi la conclusione col possesso palla, sì, il cross, però di fronte oggi c'avevamo una squadra che preoccupata da una parte, ma anche devo dire che era ben messa in campo e che lasciava poco spazio, curava molto la fase difensiva, non era facile vincerla, e ripeto, siamo felici per i nostri giocatori che hanno dato l'anima e che finalmente non abbiamo perso fuori casa. Oggi ha dovuto fare di necessità virtù, soprattutto per i due difensori centrali. Alla squalifica di Girolamo si è aggiunto l'infortunio di Porcaro, quindi una coppia di centrali inedite, ad altre defezioni dell'ultimo momento come quella di Varsi e di Gatto, quindi insomma una squadra che l'ha dovuta insomma un po' ridisegnare. Certo, va bene a sottolineare il fatto che in panchina c'eravamo diversi 96, 94, c'era solo Gennaro 91 che comunque è a disposizione, ma ancora ha bisogno di trovare la giusta forma. Se ci fosse stata la necessità sarebbe entrato, ma certo non è ancora in grandi condizioni per poter giocare dall'inizio, e c'erano defezioni anche importanti. I giocatori che sono scesi in campo hanno fatto di necessità virtù, appunto, e devo dire che tranne una ventina di minuti del primo tempo in cui veramente abbiamo subito questo ritorno del Gavorrano, che evidentemente non ci voleva stare a non fare il risultato pieno, però tranne quella fase poi siamo stati sempre molto applicati, abbiamo fatto un miglior possesso palla, creato qualche occasione, poteva andare meglio, ma la cosa che più mi soddisfa è aver mantenuto degli equilibri, non aver rischiato niente, nonostante la squadra abbia comunque osato e cercato di vincere la partita, perché per fino a 7-8 minuti dalla fine che è uscito Orlando avevamo comunque 4 attaccanti in campo, non ce lo dimentichiamo, che sono sacrificati molto, e questo a dimostrazione che la partita, diciamo, volevamo provare a vincerla, ma comunque mantenendo le distanze giuste tra le parti, senza rischiare niente. Indietro Prevete e Nocerino, appunto, erano una coppia inedita. Se pensiamo che tempo fa c'erano Di Girolamo e Porcaro, quindi veramente bravi, bravi tutti. Mister, questo pareggio comunque consente alla Versano Almanna di allungare sulla zona play-out di un punto. Però nello stesso momento il pareggio di Gavorrano contro una squadra dell'ultimo in classifica ci dice che il campionato, conferma ancora una volta che il campionato non è facile. In questo girone di ritorno che comincerà il 5 gennaio, la Versano Almanna sarà impegnata in trasferta 4 volte nelle prime 6 giornate. Certo, se comprendiamo anche questa, allora 5 volte sulle 7 giornate a disposizione. La prima l'abbiamo tolta da mezzo, adesso ce ne sono altre 4.
e sappiamo benissimo che è molto equilibrato, ci sono stati tanti pareggi, ma che siano squadre da ultime in classifica o prime, cioè veramente è molto relativo. Se pensiamo che oggi l'Arsanese è andata a pareggiare ad Aprilia e uno può pensare che è ultimo in classifica e invece tira fuori gli artigli, e lo stesso Cavorrano di oggi ha dimostrato che comunque è una squadra che non ci vuole stare, anche loro devo dire erano rimaneggiati, qualche giocatore era anche per scelta societaria rimasto fuori, quindi immaginiamo che adesso si rinforzeranno anche molto. Sarà un campionato da vivere domenica per domenica e cercare ogni volta di provare a vincerla, ma quando non si può vincere almeno per perderlo, e quindi mantenere certe posizioni in questo gruppone. Lei non voleva parlare, non ci hanno scavalcato, mi sembra oggi. No, non ci hanno scavalcato. Lei non vuole parlare di mercato, ma sicuramente la squadra insomma subirà dei necessari accorgimenti, anche in considerazione del fatto, appunto, come diceva lei, che le altre si rinforzeranno. Che cosa manca a questa squadra per insomma cercare di... Guardi, adesso c'è il direttore sportivo Molino, se volete chiedetelo a lui, insomma, su queste questioni di mercato è giusto che ne parli la società e il direttore sportivo in primis. Allora chiudiamo con gli auguri. Auguri a tutti i tifosi. E, insomma, i ragazzi stanno cercando di pagare i sacrifici di questa società, mettendoci l'anima in campo, e sanno perfettamente che i nostri tifosi stanno vicini in qualsiasi momento, non dimenticheranno mai gli applausi del dopo partita di Arzano, dove un bel gruppo di nostri tifosi hanno aspettato la squadra sotto la pioggia un'ora e mezza per applaudirli dopo una vittoria, quindi questo finale di girone d'andata e questo risultato positivo di oggi è indirizzato ai nostri tifosi e alla nostra società. Auguri, auguri a tutti.